Il 10 dicembre è la giornata europea degli avvocati perseguitati e l'Associazione dei giuristi democratici, come ogni anno, ha deciso di fare un presidio di solidarietà in toga davanti ad un'ambasciata per chiedere giustizia per un avvocato che è stato ingiustamente ucciso. L'anno scorso l'Associazione dei giuristi democratici, insieme al Legal Team, aveva fatto una manifestazione in questo stesso giorno per la difesa dei diritti degli avvocati filippini ingiustamente perseguitati dal loro governo. Quest'anno l'Associazione dei giuristi democratici ed il Legal Team hanno deciso di dimostrare a Roma davanti all'ambasciata turca per chiedere giustizia ed indagini trasparenti e veloci per l'assassinio di Tahir Elçi. Tahir Elçi era il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Diyarbakir. Era un attivista per i diritti umani, un avvocato che da sempre è stato impegnato per la difesa dei valori costituzionali in Turchia ed in particolare ha avuto un ruolo di primissimo piano per far valere la responsabilità dello Stato turco per le violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo curdo. Tahir Elçi infatti è stato il fondatore di Amnesty Turchia e ha portato numerosi casi di tortura, sparizione, esecuzioni sommarie davanti alla Corte europea per i diritti umani e ad oggi sta ancora portando avanti i processi a livello nazionale per le sparizioni forzate di attivisti curdi avvenute negli anni 90. In particolare nell'ultimo periodo Tahir Elçi era soggetto a numerose minacce ed era quindi a rischio di vita per aver dichiarato pubblicamente nel corso di una trasmissione della BBC che il PKK non è un'organizzazione terroristica, ma deve essere considerata un'organizzazione politica, partitica, per quanto in passato abbia commesso atti terroristici. E giorno dopo giorno, in questo ultimo anno, Tahir Elçi è sempre stato in piazza insieme ai suoi colleghi turchi e curdi per denunciare le sistematiche violazioni dei diritti umani dei civili che stanno avvenendo in numerose municipalità turche durante il coprifuoco e la dichiarazione dello stato di emergenza. Personalmente ho incontrato l'avvocato Tahir Elçi a Cizre, quando oltre 300 avvocati turchi e curdi si sono recati a testimoniare, a raccogliere le prove delle gravi violazioni dei diritti umani avvenute dopo il coprifuoco finito l'11 settembre. Anche lui era lì e anche lui stava portando avanti questi processi in Turchia. Attraverso la sua uccisione si è voluto dare un segnale forte a tutta la popolazione turca e curda, ma soprattutto a quegli avvocati che sono in prima linea per denunciare le sistematiche violazioni dei diritti umani dei civili. E proprio per la particolare gravità simbolica di questo fatto e per il particolare ritardo con cui sono partite le indagini per l'assenza di protezione di Tahir Elçi, nonostante le minacce di morte ricevute, noi crediamo che sicuramente potrebbe esserci una grave responsabilità istituzionale nella sua uccisione o nella mancata protezione che ha reso possibile la sua uccisione e sicuramente questo è uno dei motivi per cui le indagini tardano a essere iniziate e portate avanti in maniera efficace. Per esprimere la nostra solidarietà siamo scesi in piazza e abbiamo letto il nostro comunicato e fatto pervenire all'ambasciata turca con la solidarietà di numerosi attivisti.